l'arbitro Al Vaughn. 9 a 6 per Robinson. Quindi decide il terzo giudice. Ben Fine. Sabato 19 marzo dalle 21 solo su Teleview. James Toney che ha incontrato questo champion vince Basilio 8 a 6 e una ripresa pari. Vedete, Robinson accetta sportivamente il verdetto, ma si prepara subito per l'inevitabile rivincita programmata il 25 marzo 1958 sul ring di Chicago. In 1958, Ray gets his shot in Chicago. There's no love lost between these two men, and they're both in magnificent condition. It promises to be a real grudge fight. A quei tempi la rivincita era quasi obbligatoria. Le regole erano sommarie. Cioè che Robinson ha detto che ti batterà, ti metterà KO, qual è la tua risposta? Ditegli che si è sbagliato. Qui c'è un Robinson che cerca in tutti i modi di far breccia nella straordinaria difesa e nella leggendaria resistenza di questo Carmen Basilio. Tra l'altro finiva quasi sempre i suoi incontri con le sopracciglia lacerate, pieno di ferite. Era un combattente di razza come ormai forse non se ne vedono più. Qui deve subire Basilio l'aggressività e la migliore impostazione stilistica anche di Robinson, oltre probabilmente anche alla maggiore potenza. C'è da chiedersi come sia riuscito Basilio praticamente a rimanere quasi sullo stesso piano per 30 riprese contro Ray Sugar Robinson. Guardate come è conciato l'occhio sinistro di Basilio. Questa volta il verdetto è per Robinson, che ritorna quindi campione del mondo dei pesi medi. Quindi torna campione del mondo. Non c'erano grandi pugili in giro a quel tempo, anche se naturalmente non mancava l'attività. Poi insomma non c'erano le quattro sigle, quindi il campione del mondo era Robinson, c'era la ricerca di uno sfidante. Questo sfidante è stato individuato in un pugile di Boston che non aveva una grande reputazione, perché si era un po' costruito sul ring di casa. Tra l'altro faceva il pompiere, quindi su questo fatto si è un po' giocato, sul fatto di questo Paul Pender è il nome di questo peso medio. L'incontro con Robinson a Boston il 22 gennaio del 1960. The fighters touch gloves for the 15th and final round in this world. Ecco, qui siamo alla 15ª ripresa. A sorpresa Pender aveva tenuto contro Robinson, lo aveva irretito, forse Robinson lo aveva un pochino sottovalutato. Tonight's fight is the first time challenger Paul Pender has fought beyond the 10th round. Uno stile un po' particolare, quello di Pender. Comunque dobbiamo calcolare che Robinson aveva ormai 39 anni. Ecco, Robinson è nato nel 1921, qui siamo nel 60. Ecco, questo è l'ultimo colpo di gong. Consideriamo che l'incontro si è svolto a Boston. In un certo senso era già stata una vittoria per Pender giungere alla fine delle 15 riprese. Ma tra l'altro la prestazione incolore questa volta di Robinson ha addirittura concesso la possibilità a Paul Pender di conquistare a sorpresa il titolo mondiale. Paul Pender scores a 15-round victory over defending title holder. Ecco qui, come sempre Robinson accetta con molta serenità il verdetto e si rende conto tra l'altro di essere verso la fine della sua carriera. Ci sarà una rivincita con Paul Pender, un'altra sconfitta ai punti per Robinson, poi due incontri contro Fulmer per un titolo targato NBA, quindi non unanimemente riconosciuto, un pari ed una sconfitta, e lì si chiude la parentesi di Robinson a livello campionato del mondo. Ma il suo talento era tale che ci sia stata ancora un'altra parentesi, cioè la parte finale, forse la meno brillante ma comunque remunerativa per Robinson, ancora richiesto sui quadrati di tutto il mondo. Di questo parleremo tra qualche istante.
meglio della box da tutto il mondo. Ogni settimana un mondiale. Medio Massimi IBF, Masche Magdaleno. Sabato 26 marzo alle 22.30, solo su Telepiù 2. Bene, riprende il racconto, l'ultimo capitolo, in sostanza, della straordinaria carriera di Robinson. Come ho detto prima, la sua carriera a livello mondiale si era conclusa con le due sfide con Jane Fulmer, quindi con le due sconfitte con Paul Pender, ma ormai aveva 39 anni, quindi l'ultima parentesi è stata praticamente una parentesi di sfruttamento del suo prestigio, della sua fama, tra l'altro una parentesi che si è svolta per buona parte in Europa, dove naturalmente la sua leggenda era ancora viva e quindi il desiderio di vederlo all'opera era ancora notevole. Tra l'altro in questa parentesi ha anche combattuto in una mia riunione, in una riunione che ho organizzato a Roma nel 1964 contro Fabio Bettini, un italo-francese, cioè un italiano che viveva a Parigi. È stato un incontro di parità non certo brillante, ma francamente devo ammettere che a quel tempo non ho saputo resistere da organizzatore al desiderio di far combattere almeno una volta in una mia riunione appunto questo leggendario pugile. Comunque vediamo alcune di queste tappe della sua tournée europea. Il 10 novembre del 1962 sul ring di Lione, ecco, contro George Estatoff, quindi è sceso anche il livello dei suoi avversari. Ecco, questo Estatoff quasi un po' calvo. Qui siamo già a un Robinson di 41 anni. Three lefts and a right have the Frenchman backing away. George leaps in again, but Robinson meets him with a volley of punches. Estatoff goes down. Ecco qui, Estatoff che crolla al tappeto. The referee is screaming out the count. Ecco, tenete ben presente, 41 anni Robinson al momento di questo match. Estatoff si rialza, ma ormai, vedete. Estatoff doesn't have the arsenal to cope with a true ring great, but courageously. Poi, come sapete, la potenza è l'ultima arma da abbandonare un pugile. Qui si arrabbia Estatoff perché i suoi secondi hanno tirato l'asciugamano. Questa è una scena che si vede parecchie volte, il pugile che protesta nei confronti dei suoi secondi, che invece compiono un atto di generosità nei suoi confronti togliendolo da una posizione abbastanza scomoda. Ritroviamo dopo un anno, nel novembre del 63, Robinson sul ring di Bruxelles, questa volta contro Emil Sarens, un pugile abbastanza mediocre, quindi non certamente un campione. Riesce a tenere fino all'ottava ripresa questo Sarens, ed è qui colpito al corpo. Sarens and Robinson have the style to give this crowd a tremendous fight, and they are doing just that. Churay, known as a great finisher, senses the end is near. Vedete che non reagisce praticamente più questo Sarens, Emil Sarens. Ecco qui, guardate questo destro al corpo che abbatte Sarens, che si rotola al tappeto. Questo era un match del 1963, facciamo un salto fino al 1965, purtroppo non ho immagini dell'incontro che si è svolto a Roma con Bettini, comunque vi assicuro dal punto di vista spettacolare non è stata una grandissima cosa, d'altra parte nessuno si poteva attendere una grande cosa. Ritroviamo Robinson sul ring di Savannah in Georgia, negli Stati Uniti, il 4 aprile del 1965 contro un certo Earl Busting. Dico un certo perché ormai gli avversari venivano pescati tra pugili di secondo piano. Siamo, ripeto, nel 65, siamo a 44 anni per Sugar Ray. Anche l'ambientazione è un po' particolare a Savannah, non le grandi arene alle quali il grande pubblico al quale Robinson era abituato. Ecco il gancio sinistro, guardate come fa crollare in avanti l'avversario con questo gancio sinistro. Ecco l'ultimo destro dall'alto in basso.
Sembra il colpo di un matador. Cerca di rimettersi in piedi, ma non ce la fa questo Earl Bastings. Ed è contato KO alla prima ripresa. Eccolo qui. 1965. A questo punto a Robinson forse è venuta fuori la speranza di poter essere ancora, di tornare ad essere un protagonista di primo piano, di potersi battere per il titolo mondiale, quindi ha accettato per il 10 novembre sul ring di Pittsburgh di battersi contro Joey Archer, un ottimo tecnico, un pugile bianco di un certo valore che se fosse, che avesse combattuto oggi avrebbe sicuramente conquistato il titolo mondiale in una delle quattro sigle a disposizione. Allora c'era un solo campione del mondo, quindi Joey Archer non è mai diventato campione del mondo, però era un ottimo pugile. Ecco, 10 novembre 1965, il ring è quello di Pittsburgh. Ottimo tecnico, senza gran pugno questo Joey Archer. Ray fighting back gamely. Quindi in grado di contenere un'aggressività ormai attenuata di Robinson. È l'ultimo colpo di gong, vedete che Robinson abbraccia l'avversario. Non so se nella tua sua testa sa già che questo è il suo ultimo incontro. Comunque c'è un verdetto ai punti meritato per Joey Archer. C'è una sconfitta. Ecco. E qui ritroviamo, quindi Robinson decide dopo qualche giorno di smettere, e qui lo ritroviamo il 10 dicembre, quindi un mese dopo, al Madison Square Garden di New York, in una serata dedicata proprio a lui. L'addio di Sugar Ray Robinson alla box. Eccolo qua, vedete che saluta il pubblico, che gli dedica naturalmente un'autentica ovazione. 44enne Robinson, Walker Smith, il suo vero nome. E qui vengono chiamati, sono stati invitati per questa serata quattro dei suoi avversari più importanti: Carl Bobo Olson. Carl Bobo Olson. Ecco, pensate, si sono battuti sul ring e adesso si ritrovano in questa specie di, così, di serata d'onore. Questi è Gene Fulmer, contro il quale Robinson ha scagliato uno dei più spettacolari ganci sinistri. Lo avete visto in una precedente puntata, il gancio sinistro che ha fulminato Fulmer in una delle sfide mondiali con Robinson. Ecco Carmen Basilio, un altro doverosamente invitato a questa serata. Abbiamo visto poco fa due battaglie con Robinson. Ecco, in questi abbracci c'è qualche cosa di più dell'aspetto formale, c'è la sincera stima, la sincera ammirazione per il grande campione e da parte del campione per i suoi valorosi avversari. Dick, qui Randy Turpin, Randolph Randy Turpin, che aveva battuto Robinson a sorpresa sul ring di Londra nel luglio del 1951, era stato poi battuto per KO nella rivincita negli Stati Uniti nel mese di settembre. Ecco qui quindi salutato da quattro dei suoi più validi e prestigiosi avversari, Sugar Ray Robinson, nella sua serata d'addio. Era il 10 dicembre del 1965. Riconoscimento certamente meritato. Prima di chiudere con Robinson, noi vi vogliamo far vedere una serie, una rapida carrellata dei suoi più spettacolari KO.
Ecco qui, si è parlato tanto durante queste tre puntate della carriera di Robinson di questa definizione del più grande pound for pound, e allora io vi voglio ricordare o fornire ancora una volta la mia personalissima classifica dei migliori pugili di ogni tempo, appunto pound for pound, quindi al primo posto Robinson, al secondo posto Joe Louis, poi Muhammad Ali, Eder Joffre, il peso gallo brasiliano, poi Duran, parlo del Roberto Duran peso leggero naturalmente, non di quello che si trascina ancora oggi sul ring, Henry Armstrong, Joe Frazier, il grande rivale di Muhammad Ali, Tony Canzoneri, Rocky Marciano e Salvador Sanchez. Questo almeno a mio parere, naturalmente sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano, si possono fare delle classifiche altrettanto credibili sostituendo alcuni di questi nomi, mentre altri credo che siano praticamente obbligatori in questa lista dei migliori pugili, ripeto, pound for pound, dei migliori pugili di tutti i tempi. Ecco, prima di chiudere, un altro saluto, questa volta musicale, al grande campione. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Bene, Unforgettable, nelle immagini, nel bel servizio di Mario Giambuzzi, Unforgettable, cioè indimenticabile, Ray Sugar Robinson. La classifica che vi ho dato prima, dei primi 10 pesi massimi, era contenuta nel mio libro La Grande Box, pubblicato nel 1986, ma ancora oggi io non ho trovato motivi per modificare quella classifica. Forse Chavez merita un attimo di riflessione, aspettiamo che finisca la carriera e poi vedremo se sarà il caso di inserirlo in questa lista magica dei migliori 10 pugili di ogni tempo. Prima di chiudere, naturalmente, c'è lo spazio dedicato alle news, cioè alle attualità dal mondo della box, curato al servizio, come sempre, da Mario Giambuzzi. Venerdì a Phoenix, lo statunitense Michael Carbajal ha annunciato che tornerà sul ring il prossimo 8 aprile a Lawlin, Nevada, per affrontare sulle 10 riprese l'ex sparring partner Abner Balakas.
I 26enne Carbacal, argento a Seul e già campione mondiale dei mini mosca IBF e WBC, ha subito la prima sconfitta della carriera lo scorso 19 febbraio a Los Angeles, nella rivincita con il messicano Humberto Gonzalez. I clan dei due piccoli grandi guerrieri del ring sono già al lavoro per organizzare la bella. La data ipotizzata è quella del prossimo 25 giugno. Sabato sera a Cardiff, il gallese Steve Robinson ha conservato il mondiale di piuma WBO, mettendo KO al 12° e ultimo round il nordirlandese Paul Hutchinson, ex campione WBC della categoria. Il 25enne Robinson ha conquistato il titolo un anno fa contro il connazionale Davison, salendo sul ring come sostituto dell'ultima ora del colombiano Palacio, risultato siero positivo. Da quel successo insperato ha dimostrato di meritare la corona, difendendola vittoriosamente 3 volte. Il prossimo 14 maggio se la vedrà con un altro britannico, Duke McKenzie, ex campione in 3 differenti categorie di peso. Sabato notte a Los Angeles, lo statunitense Zach Padilla ha battuto per KO tecnico al 4° il connazionale Dwayne Swift in un match previsto sulla distanza delle 10 riprese. Il 31enne Padilla, campione mondiale de Welter Junior WBO, è alla 13ª vittoria consecutiva dopo un periodo di 5 anni di inattività. L'argentino Julio Cesar Vázquez sosterrà la 7ª difesa del mondiale dei medi junior WBA il prossimo 8 aprile a Tucumán, 1100 km da Buenos Aires. Suo sfidante sarà il connazionale Ricardo Núñez. Mercoledì sera a Birmingham il massimo inglese Frank Bruno è tornato sul ring imponendosi facilmente sullo statunitense Jesse Ferguson in un match previsto sulle 10 riprese. Il 32enne Bruno, che lo scorso ottobre ha perso in 7 round contro il campione WBC Lennox Lewis, ha messo 2 volte al tappeto Ferguson nella prima ripresa, costringendo l'arbitro a fermare il match. Bruno, che ha perso altre 2 sfide iridate con Witherspoon e Tyson, spera di ottenere ancora una chance mondiale. È sempre lui, infatti, il massimo più amato in Gran Bretagna. Ferguson, 37 anni domenica prossima, era già stato spazzato via in pochi minuti da Bow nel mondiale WBA e IBF lo scorso 22 maggio. Bene, siamo ormai alla conclusione, non mi rimane che ricordarvi i 2 grandi appuntamenti. In pratica è un solo appuntamento, perché dalle 21 di sabato sera gli abbonati di Telepiù avranno in regalo 2 campionati del mondo, uno dopo l'altro. Dal Sudafrica il campionato del mondo dei leggeri versione WBA, Orzubek Nazarov contro Dingaan Tobela, e poi da Londra il campionato dei massimi versione WBO, Michael Bent contro Herbie Hyde. Insomma, mi sembra un buon motivo per gli appassionati di pugilato, se non l'hanno ancora fatto, per abbonarsi a Telepiù. Qui si conclude la nostra puntata odierna della Grande Box, l'appuntamento a giovedì prossimo. Grazie di avermi seguito e buon proseguimento di serata con gli appuntamenti di Telepiù 2. Il suo avversario fino a costringere non tanto i secondi, c'è stato un aspetto curioso in questo match, è stato l'organizzatore francese, l'organizzatore di Akul, che ha lanciato l'asciugamano in secondese sul ring, determinando anche qualche polemica e qualche protesta da parte del manager, ma in sostanza ha fatto anche bene, perché ormai Akul non era più in grado di resistere all'azione davvero sorprendente, davvero molto aggressiva e determinata di questo Zoff, che ha sorpreso un pochino tutti. Ecco, secondo me l'errore di coloro che seguono la carriera che si occupano della carriera di Akun è stato quello di fargli affrontare un campionato d'Europa a pochi mesi di distanza da un incontro durissimo, perché Akun, diciamo un po' ringalluzzito dal successo su stecca, aveva voluto tentare la carta mondiale, aveva affrontato Johnson, aveva subito una durissima sconfitta, evidentemente non aveva ancora assorbito le conseguenze di questa sconfitta. Ad ogni modo, questa situazione, che naturalmente io vi fornisco per completezza di discorso, ecco, non toglie nulla, ripeto, all'impresa di Zoff,
il quale era campione d'Italia, ma in sostanza non godeva né di grande popolarità né di grande credibilità. E invece questo successo lo ha portato almeno così per una volta in primo piano, e magari può darsi che la stessa carriera di questo pugile possa avere una svolta importante. In ogni caso gli vanno sicuramente attribuiti complimenti anche alla RAI, perché ha trasmesso un incontro che meritava di essere visto. Bene, veniamo invece a quello che abbiamo offerto noi sabato. Bene, questo campionato del mondo dei pesi massimi versione WBO è un po' una sottomarca, ecco, perché c'è poco da fare. Holyfield, Lewis sembrano di un'altra categoria rispetto a questo Michael Bent, che difendeva un titolo conquistato con un solo pugno, un gran destro che aveva abbattuto Tommy Morrison, probabilmente la più grossa sorpresa che si è verificata l'anno scorso. Ebbene, l'avversario di questo di Michael Bent era l'inglese Herbie Hyde, che non aveva grandi credenziali, ma che però era imbattuto. Un incontro che aveva avuto una vigilia abbastanza polemica, una vigilia anticipata, cioè tempo fa, alcune settimane fa, in sede di presentazione c'era stata addirittura una rissa, una zuffa tra i due pugili, che erano stati multati di 10.000 sterline ciascuno, ma sembrava soltanto una manovra per sottolineare un po' l'interesse della manifestazione. In realtà sul ring questo Bent ha, diciamo, in un certo senso dimostrato che la sua vittoria su Tommy Morrison è stata venuta da un grande colpo di fortuna, questo destro. Intanto qui cominciamo a vedere le immagini, ecco, qui vedete Michael Bent che va al tappeto nella terza ripresa, vede che si siede, ascolta il conteggio dell'arbitro, si alza non senza qualche difficoltà, vedete che le gambe non lo sorreggono proprio tanto bene, e qui vediamo che Herbie Hyde gli è addosso, non riesce ad alleggerire la pressione. Bent cerca di aggrapparsi, Bent Hyde di nuovo a segno, e secondo me a questo punto c'erano già gli estremi del KO tecnico. Qui è in difesa chiaramente passiva, non reagisce più Bent, vedete che appoggia anche un guantone alle corde, che sarebbe contro il regolamento. L'arbitro Paul Thomas ritiene di non intervenire, e francamente a mio avviso ha fatto male. Alle volte qualche arbitro viene criticato perché ferma un incontro troppo presto. Bene, io tra i due tipi di errori preferisco sempre l'arbitro che ferma un match troppo presto piuttosto che quello che non lo ferma o lo ferma troppo tardi. Il montante destro, poi un altro gancio destro, qui viene riproposta al rallentatore l'azione, e questo è il knockdown inflitto a Michael Bent alla terza ripresa. Ecco qui da un'altra angolazione la serie con Bent alle corde, e qui davvero c'erano gli estremi del KO tecnico, l'arbitro avrebbe dovuto sospendere il match. E poi in qualche modo il match è andato avanti fino alla settima ripresa, e questo giustifica qualche dubbio sul vero valore di Hyde. Ancora qui, ecco, qui c'è il KO davvero drammatico, perché caduta in avanti è sempre molto molto brutta. Si rimette di nuovo in piedi, ma non ce la fa questa volta. Paul Thomas si decide ad intervenire, naturalmente Hyde dà sfogo a tutta la sua gioia, a tutta la sua soddisfazione. Ecco, stavo dicendo all'inizio, intanto finché vi ripropongono queste fasi di questo drammatico KO, poi Bent è stato ricoverato all'ospedale, fortunatamente insomma è stato poi dimesso, ma la sua carriera è naturalmente finita, non salirà più sul ring. E tutto questo semplicemente perché l'arbitro non ha fermato il match come avrebbe dovuto, a mio parere, alla terza ripresa. Ecco, stavo dicendo all'inizio che abbiamo scoperto in questo match che Bent è diventato campione del mondo o per un colpo fortunato o anche per l'inconsistenza di questo Tommy Morrison, questo gigante biondo, bianco e anche abbastanza bello, che gli americani volevano a tutti i costi tenere sulla cresta dell'onda.
ogni modo adesso il campione Hyde, probabilmente sicuramente migliore di Bent, quanto migliore e quanto vicino a Holyfield o a Lennox Lewis non lo sappiamo, speriamo di saperlo, speriamo che un bel giorno questi pugili si incontrino tra di loro anziché procedere su strade parallele senza dar luogo agli incontri che il pubblico veramente vuole. Ebbene, la stessa sera abbiamo trasmesso da Sudafrica il mondiale dei pesi leggeri versione WBA. Si trattava di una rivincita perché Orzubek Nazarov aveva già battuto il sudafricano Dingaan Tobela proprio in Sudafrica, gli ha concesso la rivincita, lo ha battuto un'altra volta. Ecco le immagini. Ecco, vedete, questo Tobela che non era affatto dispiaciuto e qui invece finisce al tappeto nel corso della settima ripresa. Era andato al tappeto anche nel primo incontro, ma in quella occasione era riuscito anche a mettere al tappeto il suo avversario Nazarov. Questo Nazarov, un pugile dell'ex Unione Sovietica che non ha sostegni organizzativi, ha svolto parte della sua attività a Tokyo in Giappone, e effettivamente deve essere un pugile di valore perché, ripeto, a battere Tobela per due volte in casa sua è un guardia destra, come potete vedere. Ha ottenuto un unanime verdetto ai punti. Migliore tecnicamente, più veloce. Ok, break. Tobela, lo si vede anche dall'espressione, capisce di avere perso. È l'ultimo colpo di gong, il pubblico fischia più per la delusione, ma 118-108, sentite, 118-111, 118-110. Vedete che ci sono dei giapponesi all'angolo di Nazarov, che si conferma dunque campione del mondo dei pesi leggeri nella versione WBA. Ecco, questi i due incontri che vi abbiamo proposto sabato scorso. Sabato prossimo invece abbiamo il campionato del mondo dei medio massimi, ma di questo parleremo più tardi, come tra poco parleremo anche della straordinaria carriera di Henry Armstrong. Non andate via, rimanete con noi. Il meglio della box da tutto il mondo. Ogni settimana un mondiale. Medio massimi IBF, Masche Magdaleno. Sabato 26 marzo alle 22.30, solo su Telepiù 2. Il 12 dicembre del 1912, quindi 12-12-12. Ecco, a Columbus nel Missouri. Ha un record, quando ha smesso l'attività aveva un record di 181 incontri, 152 vittorie, di cui ben 100 prima del limite, 21 sconfitte, soltanto due prima del limite, tra l'altro una nel primo incontro disputato da professionista nel 1931, e poi invece con Fritz Zivic, e 8 risultati di parità. Ecco, questo il record, ma la vera ragione per la quale questo Henry Armstrong viene considerato un immortale del ring, quindi è entrato proprio nella storia, è perché è stato l'unico pugile a detenere contemporaneamente, ecco, questa è la cosa importante, il campionato del mondo in tre diverse categorie di peso. In realtà Henry Armstrong era un welter junior, pesava attorno ai 63 kg, però era riuscito a rientrare nei limiti dei pesi piuma in modo tale da conquistare il titolo dei pesi piuma. Poi ha conquistato il titolo dei pesi welter concedendo un grande vantaggio di peso a Ross, e quindi il titolo mondiale dei pesi leggeri. Le date sono state queste: il titolo dei pesi piuma l'ha conquistato il 29 ottobre del 1937, il titolo dei pesi welter il 31 maggio del 1938, ed infine il titolo dei pesi leggeri, quello della categoria intermedia, che probabilmente era quella che gli doveva essergli più congeniale, il 17 agosto del 1938.
Ecco, queste sono le date importanti, per cui dall'agosto del 1938 fino a novembre, giorno in cui ha rinunciato al titolo mondiale dei pesi piuma, ecco, Henry Armstrong è stato campione contemporaneamente di tre diverse categorie di peso. Ecco, adesso possiamo cominciare a vederlo in azione e cominciamo da un incontro svoltosi il 15 marzo del 1938 sul ring famoso del Los Angeles Olympic Auditorium, l'Olympic Auditorium che si è riaperto poco fa al pugilato con il mondiale di De La Hoya. Eccolo qui. L'avversario di Armstrong in questa conclusione, in questa occasione, Baby Arizmendi, un messicano che complessivamente ha affrontato Armstrong 5 volte, battendolo nei primi 2 confronti e perdendo invece le 3 successive sfide, tutte concluse ai punti. Armstrong, lo vedete sulla destra, era noto per la continuità della sua azione, veniva chiamato Uragano. Armstrong and Arizmendi fought 5 times. This is their 4th fight. Questo era il 4º incontro tra i 2 pugili. I primi 2 li aveva vinti Arizmendi. Arizmendi won a 12-round decision. In their 2nd fight, a year later, also in Mexico City, Arizmendi again won a 12-round. Peraltro Arizmendi aveva battuto Armstrong in Messico, Arizmendi era messicano. Guardate comunque il ritmo di questo incontro, la continuità. The referee is George Blake. L'arbitro George Blake. This is the first round of a scheduled 10-rounder. Two of the greatest little men in the history of the ring. Siamo già ancora al primo round e vedete il ritmo col quale hanno iniziato. Henry Armstrong, the only man ever to hold 3 major world boxing championships. 10.000 spettatori per questo match, facendo leva anche sulla popolazione messicana di Los Angeles. Armstrong starts at this terrific pace in the first round, and then he accelerates as the bout continues. Arizmendi, a terrific puncher. Quindi nella sintesi passiamo alla 10ª ripresa, sembra il match è sempre quello. Quindi se vogliamo anche al limite un pochino monotono, ma bisogna esprimere la più grande ammirazione per le risorse atletiche, per il coraggio di questi 2 pugili. Qui c'è Armstrong che ha messo Arizmendi in un angolo. Il ritmo davvero incredibile. Ecco, l'arbitro interviene alla fine del gong. Pensate, non era mai quasi dovuto intervenire per tutto il match. Quindi match tiratissimo ma anche correttissimo. E vittoria ai punti sulle 10 riprese per Henry Armstrong. Henry Armstrong, judge the winner. Eccolo qui, Armstrong vincitore. Questo era il 15 marzo, questo incontro si è svolto il 15 marzo del 1938. 2 mesi e mezzo dopo, il 31 maggio del 38, sul ring del Madison Square Garden Bowl a Long Island, ecco, Armstrong affrontava Barney Ross. Barney Ross sarà domani, lo trasmetteremo in diretta, e poi questa è veramente una vittoria di grandissimo prestigio. Cosa davvero non difficile. Questa è la fine della 3ª ripresa. Siamo al 4º round. Qui c'è un momento, qui Brennan è riuscito a mettere a segno un discreto destro.
un match con tante scorrettezze, con tante tenute ovviamente, però siamo già in una fase diversa rispetto alla scazzottata terribile con Jess Willard. Forse perché è diversa la sede, credo che forse New York mettesse un po' di soggezione a Dempsey, che rimaneva comunque un ragazzotto di campagna, poco abituato alle luci della ribalta di una grande metropoli. Molti i colpi che di Dempsey che andavano a vuoto, ovviamente, quindi un rapporto tra energie spese e risultati ottenuti non ottimale. Si passa alla decima ripresa con Bill Brennan ancora bravamente in piedi e quindi con la fama di Mauler, cioè di massacratore, per Jack Dempsey messa un po' in discussione. The big crowd is showing its disappointment in Dempsey. They'd heard and read so much about his great knockout record, but he hasn't shown any killing punch so far tonight. Sottolineo ancora una volta la qualità approssimativa delle immagini. Al tempo stesso devo dire che il pugilato è forse lo sport che si conserva meglio dal punto di vista televisivo rispetto ad altre discipline, i cui protagonisti sembrano proprio dei pupazzi visti oggi in televisione. Il pugilato è più verosimile, è più vicino, anche perché il progresso tecnologico ha influito meno nel pugilato rispetto ad altre discipline. Se vediamo certe immagini del calcio, per esempio, dello stesso periodo, sembrano dei burattini i giocatori, ecco. E qui Brennan comincia a sentire i colpi di Dempsey. Avete visto rimanere scosso da un destro questa volta? Brennan's corner yelling to him to cover up and hold. Qui contra con il destro Brennan. Ma ha comunque sentito, c'è stato un momento di difficoltà per lui. Si è visto chiaramente. Conclusione della decima ripresa, si passa al dodicesimo round. Ricordo che a quei tempi e fino a non troppi anni fa i campionati del mondo si svolgevano sulla distanza delle 15 riprese, anche se poi vedremo in seguito che i due match con Tunney sono stati disputati sui 10 round. Ecco qui, l'ultimo è un destro. L'ultimo è un destro che mette al tappeto Brennan. C'è il conteggio dell'arbitro.
e non c'è niente da fare, è KO, è lo stesso Dempsey che accompagna il suo avversario all'angolo. E comunque ha avuto il suo da fare Dempsey prima comunque di concludere per KO, salvando quindi la sua reputazione, ripeto e sottolineo, di Mauler, vincendo quindi per KO alla 12ª ripresa e rimanendo campione del mondo dei pesi massimi. Ecco, questi sono i primi due capitoli, i primi due match della carriera di Dempsey che vi abbiamo voluto far vedere. Naturalmente il racconto proseguirà la prossima settimana. Adesso ci fermiamo un momento, poi ci sarà naturalmente il solito appuntamento di Mario Giambuzzi con le novità pugilistiche dai ring di tutto il mondo. A tra poco. Settimana Gol, speciale Bundesliga. Mercoledì 25 maggio alle 16:15 e in replica sabato 28 alle 17 su Telepiù 2. Bene, ci avviamo alla conclusione di questa puntata, ma come sempre Mario Giambuzzi, le novità pugilistiche dai ring di tutto il mondo. Sabato a Saraburi, 90 km a nord di Bangkok, il thailandese Ratanapol Sorvorapin, in pantaloncini gialli, ha conservato per la sesta volta il mondiale di paglia IBF, mettendo KO al sesto round il filippino Roger Espagnola. Il match è stato intenso e fin dalle prime battute si è capito che non si sarebbe udito il suono dell'ultimo gong. I due pugili si sono scambiati infatti colpi tremendi, affrontandosi a viso aperto. Dopo pochi minuti entrambi sanguinavano copiosamente, ma sono stati i pugni del campione a fare la differenza. Il mancino Sorvorapin, ancora ventenne, ha messo in mostra una preparazione atletica straordinaria, attaccando senza tregua lo sfidante e travolgendolo con una valanga di colpi al corpo e al volto. Espagnola ha combattuto con grande coraggio, non rinunciando mai alla replica, ma è stato costretto spesso alle corde dalla veemenza del campione. Il logico epilogo è giunto a 1 minuto e 25 secondi della sesta ripresa. Il thailandese ha sferrato una serie terribile al corpo del filippino, che si è accasciato all'angolo per non rialzarsi. Sorvorapin, ex campione di boxe thailandese, ha conquistato il titolo dei paglia IBF il 10 dicembre del 92 contro un altro filippino, Manny Melchor. Il suo record conta ora 18 successi, 2 sconfitte e un pari, mentre per Espagnola si tratta della seconda battuta d'arresto contro 15 vittorie e un pari. Sempre sabato, a Città di Panama, la WBA ha tolto a tavolino il mondiale dei medi allo statunitense John David Jackson, che lo scorso 6 maggio ha combattuto e vinto, sulle 10 riprese, nella riunione di Lewis Jackson, ma senza chiedere il previsto permesso alla World Boxing Association. Il titolo vacante se lo contenderanno lo statunitense Reggie Johnson, sconfitto proprio da Jackson lo scorso ottobre, e l'argentino Jorge Castro. Il gallese Steve Robinson difenderà la colonna iridata dei Puma WBO il prossimo 4 giugno a Cardiff, affrontando Freddy Coates. Il dominicano, residente da tempo in Italia e battuto ai punti nel 92 da Wilfredo Vasquez per il titolo dei Supergallo WBA, sostituisce l'inglese Duke McKenzie, bloccato da un problema all'orecchio. Joe Devimos, manager del campione dei massimi WBA e IBF Michael Moorer, ha annunciato che il pugile di Mones Sen sosterrà la prima difesa a settembre o a ottobre contro il grande vecchio George Foreman o contro Joe Hip, campione della North American Boxing Federation. L'inglese Lennox Lewis, che invece detiene la cintura WBC dei massimi, continua a spingere per poter disputare il mondiale contro Oliver McCall a Londra e non negli Stati Uniti. Il suo manager Frank Maloney ha annunciato che Lewis è disposto a rinunciare a quasi 2 miliardi e mezzo di lire pur di realizzare il progetto. Il campione guadagnerebbe almeno 9 miliardi, ai quali vanno aggiunti i diritti televisivi, se la sfida andasse in scena negli States. Il promoter di McCall, il pirotecnico Don King, sarà comunque un ostacolo molto duro per il clan inglese. Vincenzo Nardiello difenderà l'europeo dei supermedi il prossimo 11 giugno a Tolone, in Francia, contro il transalpino Frédéric Seyer, salito tra i supermedi dopo aver inutilmente tentato per 2 volte la conquista della colonna continentale dei medi.
Bene, molto esauriente questa carrellata curata come sempre da Mario Giambuzzi. Me non rimane che salutarvi, ricordarvi naturalmente l'appuntamento con la Grande Box la prossima settimana. In questo appuntamento parleremo magari più diffusamente della grande serata del 27 maggio, nella quale ci saranno tre campionati del mondo, in particolare l'appuntamento mondiale di Giorgio Campanella, lo sfidante numero uno di Oscar De La Hoya. Bene, io vi ringrazio di avermi seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Telepiù 2.